Ringraziamo Massimo Brunetti per la interessantissima relazione e adesso lasciamo spazio alle vostre domande e per alzata di mano vi porto il microfono. Qualcuno che ha un pagliaccio. Io sono stato un po' veloce su alcuni punti, ma volevo lasciare spazio alle domande. Volevo esporre la nostra esperienza con l'Associazione dei Consumatori. Io sono il consulente dell'Associazione dei Consumatori Alcomar, vice presidente, e siamo molto impegnati, io in prima persona, per cercare di monitorare le aziende sanitarie locali per far rispettare queste norme, attivandoci quando ci sono i piani della prevenzione della corruzione che vengono aggiornati ogni anno e in quella sede qualsiasi cittadino o associazione può dare consigli, suggerimenti e proposte. Noi l'abbiamo fatto tutti gli anni alla Regione, alla Giunta. Dobbiamo dire che nel settore della sanità purtroppo vediamo una scarsa apertura verso la società civile tramite le giornate della trasparenza, tramite quelle azioni di sensibilizzazione e di accompagnamento dei piani anticorruzione che a nostro avviso sono fondamentali. E quindi colgo l'occasione, vedo che ci sono operatori della sanità, per cercare di mettere massima attenzione a questo aspetto, perché se a nostro avviso la complicità della società civile, la sensibilizzazione su questi temi è fondamentale, perché il controllo esterno da parte della società civile sull'attività della pubblica amministrazione è fondamentale, perché i controlli interni ci sono revisori dei conti, OIV, però spesso non hanno quell'autonomia, quell'indipendenza o hanno bisogno del controllo esterno. Quindi ecco, per esempio abbiamo un fatto che vogliamo portare all'attenzione, quello della necessità di regolamentare le attività delle lobbies, di renderle trasparenti. Questo è strettamente collegato a questi temi. E noi abbiamo proposto alla nostra giunta Regione Marche, se andate a vedere il piano di prevenzione della corruzione 2015-2017, noi abbiamo proposto come ACO Marche, l'ho scritta io la lettera, la giunta ce l'ha accolto. Ce l'ha accolto però è sparito. Nell'aggiornamento del piano anticorruzione 2017-2019, io vi invito ad andare a vedere sul sito della Regione, non se ne parla più. Abbiamo scritto lettere, solleciti, chiarimenti. Quindi purtroppo vediamo una pubblica amministrazione che teoricamente sposa questi temi, trasparenza, partecipazione, etica, poi nella realtà è ancora timida, timorosa di aprirsi veramente alla società civile. E quando lo fa, a volte si richiude in se stesso. Questo è quello che dobbiamo notare sul territorio. Ed è fondamentale quello che lei ha detto, questa diciamo, collage di tutti questi soggetti che collaborano per cercare di prevenire la corruzione è fondamentale. L'università, prendiamo gli esempi in altre regioni, nella regione Toscana, noi più volte l'abbiamo detto all'Università Politecnica delle Marche, abbiamo qui dei docenti. La regione Toscana ha fatto un protocollo con l'Università della Toscana, c'è un master all'Università di Pisa, proprio per formare la società civile, per formare le associazioni che sono impegnate, che non hanno quelle conoscenze di queste norme che sono meravigliose. L'accesso civico, i piani di prevenzione della corruzione, le carte di standard di qualità dei servizi. E noi abbiamo delle leggi sulle carte di standard di qualità dei servizi che nella nostra regione sono in alto mare e il cittadino non se ne accorge. Le leggi sulle carte di standard di qualità dei servizi sono fondamentali. Prevedono che la pubblica amministrazione deve ogni anno monitorare quali sono gli standard di servizi per ogni servizio che rende. E se non rispetta lo standard, c'è una sanzione per l'utente. È una sfida, è una legge bellissima, però purtroppo poco applicata. Perché? Perché non c'è una società civile che conosce queste norme. Quindi io credo, ecco, che uno sforzo collettivo da parte delle pubbliche amministrazioni anche osservare le delibere della CiVIT che esistono. Esistono delle delibere della CiVIT e delle leggi che dicono che le pubbliche amministrazioni ogni anno deve presentare i piani in relazione delle performance alla società civile. Quanti lo fanno? Noi abbiamo dovuto fare delle diffide penali. 328 secondo comma codice penale, alle aziende che ci sono anche dei rappresentanti più presenti. Questo non deve più accadere. Io scusate, sono freddo, sono duro, però è così. Dobbiamo passare a una fase nuova in cui la pubblica amministrazione si legge tutta l'attività che ha fatto la CiVIT, dalle delibere che dal 2010, che era la CiVIT, la Commissione Indipendenza, Valutazione, Integrità e Trasparenza nella pubblica amministrazione, nata con il decreto legislativo 150. Per dare tutti gli indirizzi alle pubbliche amministrazioni per essere trasparenti e partecipativi. Quelle delibere della CiVIT, la maggior parte delle quali o non sono poco conosciute o non sono applicate.
Allora, se abbiamo nominato la CiVIT, ora ANAC, dobbiamo fare tesoro di quello che dice la CiVIT e l'ANAC. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con una delibera del 28 ottobre 2015, per chi andare a leggere, ha fatto il punto dopo aver esaminato, non mi ricordo, su 1000 piani anticorruzione di tutta Italia. E ha dato dei suggerimenti. I piani sono di scarsa qualità. Taglio corto. Sì, c'è una bella domanda, domani c'è Rana, che domani fa un convegno a Roma, un seminario, io parto, alle 4 vado, anche perché l'abbiamo chiesto, stanno a prendere anche Rana, che farà esperienza sul territorio. In diretta streaming, vedete, cioè, nel senso che bisogna sensibilizzare la società civile, perché il ruolo principale ce l'abbiamo noi cittadini, voi studenti, che il futuro è vostro. Voi dovete essere i primi cittadini attivi, ma deve essere l'università a formarvi per avere gli strumenti per controllare le pubbliche amministrazioni. C'è un protocollo della Corte dei Conti che ha sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche per fornire gli strumenti a voi giovani per controllare le pubbliche amministrazioni. Questo è fondamentale. Grazie.